La ricostruzione post-sisma del centro Italia entra nella fase matura. Negli ultimi 2 anni sono stati aperti 10.000 cantieri di edilizia privata, che al giugno scorso ha fatto registrare 22.700 richieste di contributo. E quanto viene riportato nel rapporto 2022 presentato dal commissario straordinario Giovanni Legnini alla vigilia del sesto anniversario della prima scossa di terremoto che il 24 agosto 2016 distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e altri piccoli borghi, provocando anche la morte di 303 persone. Passo avanti notevole anche sul fronte degli interventi pubblici. Sono 365 le opere terminate ed oltre 315 sono oggi in fase di cantiere. Il rapporto, un documento di un centinaio di pagine, fa il punto sullo stato di avanzamento sia della ricostruzione privata e pubblica, ma anche della riparazione delle chiese e degli edifici di culto, proponendo per la prima volta anche un quadro completo del danno causato dal sisma di 6 anni fa, pari nel complesso a 26,5 miliardi di euro, anche a livello dei singoli comuni. Nel dettaglio, per la ricostruzione privata, i cantieri completati sono 7.256, con la riconsegna alle famiglie di 16.520 singole unità immobiliari, il 92% di tipo residenziale e l'8% a carattere produttivo. I cantieri autorizzati oggi sono circa 7.000. Anche gli interventi pubblici, nonostante le difficoltà generali, registrano passi avanti importanti. Nel giro di un anno, considerato anche i lavori sulle chiese, il numero dei cantieri chiusi è salito da 151 a 365. Quello dei cantieri aperti, 316, è stato raddoppiato ed è destinato a crescere sensibilmente entro la fine del 2022, anche grazie all'avvio concreto, entro dicembre, dei 525 interventi previsti nel cratere da Next Appennino, il fondo complementare al PNRR per le aree sisma 2009-2016. Tutto ciò nel mentre si è verificata una congiuntura sfavorevole legata all'aumento dei prezzi, alla diffusione del superbonus su tutto il territorio nazionale, che ha determinato la saturazione del mercato dell'edilizia. Naturalmente nessuna enfasi, consapevolezza di ciò che è stato fatto, del molto che c'è ancora da fare. Il commissario straordinario Giovanni Legnini, nel corso della conferenza stampa, ha poi lanciato un messaggio al nuovo governo che si insedierà dopo le elezioni del 25 settembre. Siamo bravissimi a gestire la prima fase delle emergenze, ma poi la storia ha più volte dimostrato che si fa molta fatica ad avviare il processo di ricostruzione, perché ogni volta si ricomincia da capo. Per questo è fondamentale proseguire l'iter che porterà all'approvazione del codice delle ricostruzioni.